oltre 20.000 visite dal 2012, oltre 5.000 visite dal secondo semestre del 2022 e tutto il 2023. Questi sono alcuni dei dati che abbiamo presentato oggi in collaborazione con Padre Giovanni Lamanna, direttore Caritas, e gli operatori di Medici Senza Frontiere. Sono orgoglioso di aver quindi contribuito alla presentazione del report 2022-2023 di Donc Humanitarian Medicine. Questo report trasuda l'impegno dei volontari, oltre 70 volontari che si sono dati da fare ogni giorno per partecipare a 10 ambulatori, 8 fissi e 2 ambulatori mobili grazie alla New Entry Donkey, offrendo più di 5.000 visite gratuite per i più fragili. L'impegno dei volontari si è concentrato sui più fragili, sui più deboli e su chi non aveva accesso alle cure. Accanto a questo abbiamo anche sviluppato un monitoraggio alla salute nei pressi del Silos in collaborazione con Medici Senza Frontiere e abbiamo avviato anche un progetto per quanto riguarda la salute mentale e il supporto psicologico. Ringrazio quindi chi ha partecipato oggi alla conferenza, Padre Giovanni Lamanna, gli operatori di Medici Senza Frontiere e tutte le associazioni che collaborano sul territorio qui a Trieste, in Friuli Venezia Giulia e a livello internazionale con Donc Humanitarian Medicine e tutte le istituzioni, le fondazioni e le persone private che supportano la nostra attività.